sono andato a recuperare dei mobili proprio per finire di arredare la mia bellissima casetta e mi stanno facendo male le mani a portare effettivamente tutto questo peso. Mamma mia, ma che diavolo, pesano veramente tanto, non c'è nessuno che mi dà una mano. Chiara non c'è, nemmeno Ilia, non c'è nessuno oggi. Ma perché? Perché? Mi sto veramente affaticando tantissimo. Aspetta, 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 che diavolo c'è? Marques ricercato? Marques ricercato? Marques ricercato? Marques ricercato? Che diavolo è appena successo? Perché mi c'è scritto Marques ricercato qui dappertutto? Anche qui? Ma che cosa vuol dire? Cioè nel senso non capisco. Ma perché? Ma perché tutto a me? Senti, io voglio andare a posare i miei bellissimi mobili che ho comprato per la mia nuova casa proprio sopra in casa mia, nella mia cameretta. Quindi non voglio che nessuno mi rompa, ok? Ci siamo intesi? Qualcuno che mi sta guardando, che mi mette questi cartelli, sicuramente sarà un piccolo scherzo. Ma comunque mettiamo il mio bellissimo shulker qui, dove andremo effettivamente a recuperare i mobili. E che diavolo, mi sta suonando il telefono. Devo rispondere. Rispondiamo. Sì, qui è Marques. Si può sapere chi diavolo è a quest'ora che mi chiama per disturbarmi? Ehi, come stai? Con chi parlo, scusami? Non ti interessa sapere il mio nome. Ti basta solo sapere che sto per iniziare a cercare te e tutti gli abitanti della tua città. Vi darò la caccia. Sì, va bene, ma tanto non sai dove vivo. Che diavolo dici? È impossibile. Senti, chiudi questa chiamata, per favore. Tu dici che non sai dove vivi? Beh, in realtà lo so, vivi in via 1320 PL, Casa Rossa. Aspetta, come diavolo fa a sapere l'indirizzo della mia casa? Ah no, c'è qualcosa che non va effettivamente. Che cosa? Senti, posso sapere chi sei? Non ti interessa, io sono un cacciatore. Preparati. No, questo è veramente un diavolo di problema, effettivamente non so come diavolo fare. No, sono ricercato. Ma che vuol dire? Forse l'avrà pezzetti lui questi cartelli, non capisco. Come diavolo è che posso fare? Signor minatore, che diavolo vuoi tu? No. Che vuol dire queste cose? Senti, almeno tu puoi aiutarmi. Guarda, sono ricercato, ti rendi conto? No. Sì, va bene, continua a dire cavolate. Che cosa vuol dire quello che stai dicendo? Sono ricercato. Forse tu non capisci la gravità della situazione. E che soprattutto mi ha appena chiamato un signore molto strano. Non lo capisci questo? Che sono in rischio? No. Ancora, va bene, sì, questo è proprio stupido, sto minatore. Ma perché? Senti, almeno sai dove posso rifugiarmi? Perché qui in casa non ci posso stare più. Mi ha minacciato che effettivamente sarà la mia casa, sa tutto quanto. Ho appena parlato per telefono. No. Sì, va bene, continua a dire cavolate. Senti, sai dove posso rifugiarmi almeno? No. Che cosa vuol dire tutto quello che stai dicendo? Devo seguirti? No. È tutto scemo, sto minatore. Ma voi almeno capite cosa diavolo sta dicendo? Io non lo capisco. Ma comunque, va bene, andiamo a vedere dove diavolo mi vuole portare. Magari ha capito la situazione e vuole aiutarmi a trovare il rifugio. Non ne ho la più pallida idea. Ma comunque andiamo a vedere. No. Che cosa vuol dire? Cioè, nel senso, che dove diavolo stiamo andando? No. Sì, va bene. Senti, che diavolo è questa casa? Non l'ho mai vista. Ma è casa tua, signor minatore? Ah, ora nemmeno mi rispondi più. Vabbè, tutto strano questo. Comunque, perché anche le mucche? Ma povera mucca, che cavolo c'entra? Senti, qui posso rifugiarmi? No. Credo che questo è un ottimo posto, teoricamente. No. Va bene, la ringrazio. Spero che sia un posto dove posso rifugiarmi. Senti, signor minatore, ottima casa. Molto bella, come vedo. Solo che, devo trovare un nascondiglio. Non posso rimanere qui. Quello lì mi troverà assolutamente. Hai per caso un qualcosa per aiutarmi? No. Oh, aspetta, una creative key? Oh, voilà, perfetto. Grazie mille, signor minatore. Senti un attimo, anche tu hai la creative key, vero? Perfetto, vedo che anche tu. Sì, molto bene. Ora, con questa creative key posso tranquillamente andare in creativa e iniziare a costruirmi la mia base segreta. Ed effettivamente ho bisogno che mi dai una mano. Però per questo direi che posso tranquillamente iniziare a crearmi una base. Dove diavolo è che posso farla? Direi che è ottimo magari farla partire da qui. Sì, perché no, perfetto. Andiamo di sotto. Signor minatore, mamma mia che buco che hai fatto. Perfetto, direi che è ottimo questo cubo. Direi che tranquillamente tu mi potresti aiutare, vero? Va bene, sì, credo che, ha detto di sì. Perfetto, quindi io voglio prima di tutto, prendere questa bacchetta magica e andare effettivamente a creare una sorta di, fammi vedere. Qui potremmo fare una cosa di questo tipo. Espandere effettivamente tutti i tappeti in modo che non si nota. Voilà, perfetto. In questo modo è ottimo. Togliamo tutto quello che non ci serve. Scendiamo anche giù e mentre il minatore si occupa di non so che cosa, io mi occupo effettivamente di poter creare una bella cucina per poter sopravvivere e mangiare assolutamente. Quindi vado a prendere questo blocco da cucina e voglio vedere effettivamente, fammi pensare. Una bella cucina moderna anche di legno è molto bella. Qui
quindi andrei ad utilizzare proprio questa che mi piace un sacco. Quindi prendiamo tutti questi materiali. Il minatore credo stia lavorando per bene. Perfetto, quindi io posso fare effettivamente una bella cucina a partire da qui. Ok, voilà, perfetto. Quindi devo mettere un altro cassettino. La espandiamo ancora. Voilà, molto molto meglio. Però ne voglio mettere un altro qua, se non è un problema. Oh, ora sì che è una bella 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 cucina. Perfetto. Andremo a mettere ovviamente tutti questi cassettini in modo di sopra. Perfetto. E che fai? Non ne prendi? Beh, un bel hamburger. Un bel piatto di hamburger. Esattamente, li vado a mettere qui. E già che ci sono, devo preparare un bel tavolino per mangiare questa sera. Voilà, perfetto. Lo vado a mettere proprio da questa parte. E mi sono quasi dimenticato effettivamente di poter creare un bellissimo pavimento con questi blocchi. Quindi vado a farlo sicuramente adesso. Voilà, in questo modo voglio mettere una bella parte di questi blocchi. Quindi andremo a fare questo comando. Molto, molto, molto meglio. Però questo tavolo mi sembra un po' piccolino. Quindi forse andrei ad espanderlo con, fammi pensare, esattamente questo qui. Anche se non mi piace molto il legno, ma ci dovremmo essere. Prendiamo delle sedie sempre di legno. Voglio fare il tutto a tema legno. Voilà, anche la tovaglia rossa l'abbiamo messa. E non ci resta altro che effettivamente, beh, preparare altri hamburger e altri piatti. Quindi facciamo così, facciamo così. Un altro lo vado a mettere proprio qui. Un ultimo piatto qui, perfetto, che mi piace molto. E direi che effettivamente la nostra cucina è pronta. Vorrei solo sistemare delle mura. Signor minatore, ha creato questa stanza cinema? Bene, direi che effettivamente sì, l'ha creata. Spero solo che effettivamente funzioni. Ah, aspetta, già che ci sono, posso effettivamente, beh, fammi pensare, posso creare una bella zona per dipingere, non credi? Direi proprio di sì, perfetto. Vado a prendere questo, così in questo modo potremo dipingere uno per me e uno per il signor muratore. Perfetto, prendiamo delle bombolette della vernice rossa. Voilà, perfetto. E voglio metterci effettivamente anche un bel pennello. Quindi fatemi recuperare un bel brush. Signor minatore, mi dica. Ok, perfetto. Wow, figata, molto molto bello. Ehi, ma scusami, mi sta distruggendo tutto. Va bene, sì, ho capito. Senti, fallo tu, ci siamo capiti. Va, fammi finire di sistemare questo muro. Oh, ma perché mi sta scrollando di nuovo il telefono? Fammi rispondere. Ma io non capisco, non lo capisco effettivamente. Fammi rispondere, va. Sì, pronto, che diavolo è che mi disturba a quest'ora? Pensi di essere furbo, vero? So che ti trovi nella magione bianca sottoterra. Di nuovo tu? Come diavolo fai ad avere il mio numero? Beh, non preoccuparti tanto di questo. Sappi solo che sono letteralmente qui e so che sei in questa villa bianca. No, ti sbagli, non mi trovo qui. Riparati. Signor minatore, credo che siamo nei guai. Se ti conviene assolutamente scappare da qui, io te lo consiglio. Il minatore credo che mi abbia proprio ascoltato. Fammi provare questa postazione. No, lasciami in pace, per favore. Devo assolutamente andare via. Come diavolo, ho trovato la mia base. Via, 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 lo devo seminare in qualche modo. Saliamo sopra in questo piano. Via, 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 via. Ok, non mi dovrebbe trovare qui, maledetto clown. Ok, credo che non mi ha visto nascosto qui. Perfetto, devo assolutamente trovare un nascondiglio migliore. No, sto scendendo. No, per favore. Via, 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 via. Ok, ok, missione compiuta. Devo assolutamente trovare un nascondiglio migliore. Ormai quello lì l'ho scoperto, non ci posso credere. Fammi nascondere qui nel bagno. Ho un'idea molto, molto migliore. Fammi vedere se effettivamente io vado da questa parte. Mi posso creare tranquillamente un'entrata. Fammi pensare, con un bel blocco nascosto. Ce l'ho, certo se ce l'ho. Quindi se io vado a fare una cosa di questo tipo e vado a chiudere il resto in questo modo, voilà, perfetto. Lui non mi può trovare perché la porta sarà effettivamente super, super nascosta. Non mettendola magari in questo modo. Fammi rimettere la porta in questo modo. Magari vado uno più avanti. Chiudiamo in questo modo con delle foglie. E posso andare assolutamente giù. Voilà, perfetto. Metterò qui una bella secret trapdoor. Esattamente collegata qui. E voilà, direi che ci siamo. E sapete cosa? Essendo che ora il minatore è sparito, dove diavolo è andato? Vabbè, non ci facciamo domande. Io ora qui farò una bellissima cosa. Fammi solo creare un piccolo buco, un piccolo cubettino. Perfetto, direi che ci siamo. Signor minatore, sei tornato? Che diavolo ci fai qui? Tutto bene? Ho visto che eri sparito. Sì, ok, tutto bene. Senti, effettivamente, beh, quel clown non mi vuole ancora prendere. Posso però fare una bellissima cosa una volta che lui scenderà. Guarda qui cosa andrò a creare. Effettivamente, essendo che mi starà cercando, assolutamente andrò a mettere una bella zona di lava. Esattamente, signor minatore, ti consiglio di uscire da lì. Esattamente, una bella zona di lava. E qui metterò assolutamente delle barriere. Voilà, perfetto. Come puoi vedere, signor minatore, sembra tutto invisibile. E invece non è proprio così, perché ci sono delle barriere. Così lui sarà costretto, ovviamente, a cadere dentro la lava. Quindi la faccio arrivare anche qui, prendendo un bel secchiello di lava. Quindi aspetta, 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 posso fare una cosa di questo tipo? Mettere una trapdoor qui, così lui si butterà qui, non capirà cosa c'è sotto, e una volta che sarà qui morirà. Beh, che ne pensi, signor minatore? Sì, bene, sei di ottime parole, eh? Beh, questo sicuramente. Quindi fammi pensare, cos'è che posso fare, signor minatore? Hai dei consigli da... signor minatore? Perché spariscono i 2x3 questo? Va bene, ho un'idea. Possiamo fare tranquillamente una cosa di questo tipo, un bel set ossidiana. Voilà, perfetto.
perfetto. E nelle pareti vado a mettere dello smooth quartz, che è sicuramente molto 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 bello. E esattamente anche qui e anche qui. Perfetto, ci siamo. Come soffitto voglio mettere un bel simpaticissimo e bellissimo oak planks. Voilà, perfetto. Voglio fare le cose per bene, quindi fammi pensare. Posso fare questo? Oh oh oh, molto molto meglio. E ora voglio crearmi la mia bellissima postazione da gaming. Prendiamo un bellissimo tavolo. Direi che posso utilizzare tranquillamente questo. Qui ho sentito dei rumori. No 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 no. Come diavolo fai ad essere qui? Ti avevo creato scappare assolutamente da qui. Come? No, non posso superarle. Oh no 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 no. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, devo assolutamente tornare in casa e nascondermi. Maledizione, ma perché tutto questo? Via, 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 nascondiamoci in casa. Devo nascondermi, fammi pensare. Pensa, Marcus, pensa dentro la porta. Ok, ci siamo. Oh mio Dio, è qui. No, 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 no. Non mi puoi vedere. Ok, ok, direi che missione compiuta. E anche questa base però l'ha trovata. Maledizione, non vale, non è possibile. Devo pensare ad una base super sicura e sicuramente molto più di questa. Come fa a trovarle tutte questo maledetto di clown? Bene, bene, bene. Voglio pensare dove posso costruire una bellissima base molto molto più sicura. Beh, ce l'ho. Posso tranquillamente utilizzare queste secret scale e togliere queste scalette qui. Ovviamente andare a chiudere questo posto qui, togliere questi blocchettini, voilà, proprio in questo modo, e andare a sostituire proprio con queste scale segrete. Perché andando a mettere queste scale in questo modo, cosa succederà? Che effettivamente sembrano dei blocchi normali e invece non lo sono, perché voilà, posso tranquillamente salire, accedere ovviamente al piano di sopra. Qui magari potremmo mettere una bella trapdoor nascosta. Voilà, perfetto. Sì, la devo mettere assolutamente qui, quindi potrò quindi aprirla e qui farmi la mia base. Voilà, perfetto, ci siamo. Quindi direi di rimuovere tutte queste finestre. Voilà. E ora ci penso io, perché questa qui la sfrutterò come la mia bellissima base. Quindi posso allargarmi di uno? Meglio di no. Bene, però posso tranquillamente prendere dei dispenser. E ora vi faccio vedere cosa posso fare. Facciamo una cosa di questo tipo. Esattamente. Fammi passare un attimo qui dietro. Prendiamo e mettiamo dei blocchi in questo modo. E ne mettiamo due. Perfetto. Voilà. Prendiamo della redstone, dei repeater. E li andremo a posizionare tutti in questo modo. Metteremo tutta questa redstone qui. Esattamente, non mi resta altro che prendere una leva di questa. Teoricamente dovrebbe funzionare, fammi vedere. Esattamente, funziona. Quello che mi resta da fare è sicuramente prendere dei laser block e metterli magari da angolo ad angolo. Quindi uno qui ed effettivamente un altro qui. Dei laser li ho appena messi, che collegano ovviamente questo e questo. Ovviamente si potrà entrare. Prenderò effettivamente delle frecce che danno, beh, weakness. Esattamente, quindi frecce ovviamente che lo depotenziano, che il beh non lo devono assolutamente far diventare potente. Ecco, tutto qui, perfetto. Prenderemo anche poison, esattamente, prenderemo queste. E vado a riempire uno di questo, uno di questo, voilà, un altro di questo, e continuiamo in questo modo, perfetto. E se non mi sbaglio dovrebbe proprio funzionare. Fammi fare una prova, perfetto, le frecce le spara e direi che ci siamo, voilà, perfetto. Ora fammi rimuovere tutte queste frecce e ovviamente io posso stare qui bello tranquillo, tanto lui non arriverà mai. E se anche arriverà in questa parte non è un problema, perché io sono super super al sicuro. La situazione sembra abbastanza tranquilla, almeno per ora. Fammi vedere, no 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 no. Oh, ok, saprà arrivare, non ci posso credere. È ancora sotto, forse non ha capito dove si trova la mia zona o sbaglio. Fammi vedere. No, no, non può averlo capito. È impossibile, non ci posso credere. Ho trovato la mia zona. Spara delle frecce. Spara. Deve morire assolutamente. Fammi vedere. Quindi è possibile che non riesci a morire. Dai, spara. Dai. Ha uno scudo. No. Sapete, c'è tutto. Via. Devo scappare. Via. Rientra in casa. Muovi di. Fammi pensare. Ok, devo prendere assolutamente un quadro. In questo modo posso chiudere. E perfetto, direi che ci siamo. In questo modo non mi posso assolutamente trovare. Siamo dietro un quadro. Dai, è veramente impossibile. Per questa occasione ho veramente qualcosa per poter effettivamente fargli molto male. Esattamente questi. Ma ora fammi andare ovviamente verso giù. Che cosa diavolo c'è? Ok, devo assolutamente chiudere tutto ciò. Perfetto. E ovviamente andremo a fare una piccola entrata. Voilà. Creiamo un piccolo cubo per entrare ovviamente nella mia zona segreta. E ora qui andrò a mettere tutti quanti spuntoni. Questi qui non li può assolutamente per nessun motivo superare. Quindi togliamo anche tutto il soffitto da questa parte. Creiamo il nostro piccolo buco. Come entrata direi che ci siamo con questi spuntoni. Però ne vorrei mettere molti molti di più. Voilà, esattamente, molto molto meglio. Adesso, anzianati, sapete cosa? Metterò quelli di netherite che mi piacciono assolutamente di più. Quindi questa parte la vado a togliere e qui vado a sostituirli con tutti quelli di netherite. Ma sapete cosa? Per attirarlo effettivamente in questi spuntoni, che lui non ci verrà molto facilmente, direi che posso preparargli una torta. E beh, posso chiamarlo, perché no? Quindi metteremo una bella torta proprio, ecco, al centro della zona. Magari facendo prima con delle torte normalissime un bel cerchio. Fammi vedere, c'è anche la cheesecake. Però preferisco mettere tutte queste torte a terra. La torta è bella posizionata al centro qui da queste parti. Fammi vedere. Ah sì, posso metterci dei blocchi sicuramente più colorati per attirarlo di più. Quindi concrete, voilà, perfetto. Fammi recuperare il telefono e devo assolutamente chiamarlo. Vediamo se risponde. Pronto, chi
diavolo è? Ehi, sono Marques. Beh, effettivamente ti ricordi di me, no? Sì, che cosa diavolo vuoi? Beh, ti ho preparato una torta di compleanno. Ti piacerebbe vederla? Come fai a sapere che è il mio compleanno? In realtà, ecco, non lo so, ma lo sapevo. Non farti troppe domande. L'unica cosa che per ricevere questa torta di compleanno devi assolutamente capire dove sono. E non è poi così tanto facile. E invece lo so, ti trovi proprio dietro i quadri. Arrivo subito, maledetto, preparati. Mi fa saperlo, come diavolo fa a sapere che sono dietro i quadri? Come diavolo è possibile? Come diavolo fa a resistere a questi spuntoni? Signor Crown, no, non credo che sia questa la cosa migliore. No, non è possibile anche questa. Non ci posso credere ancora una volta. Ma comunque va bene, mi creerò l'ultima base da questa parte. Effettivamente, perché se lui sa che io mi trovo in quella casa, bene, da questa parte sicuramente sarà molto meglio. Non lo potrà mai scoprire. Quindi metteremo di nuovo tutte le trapdoor qui e le andremo ad alzare in questo modo. Voilà, perfetto. Metteremo dell'ossidiana e assolutamente voglio fare un'entrata con dei sistemi laser. Quindi scendiamo assolutamente di un po' almeno. Sì, in questo modo va bene. Andremo a fare un bel set 0. In questo cubettino andrò a mettere effettivamente tutti quanti laser, così lui non potrà assolutamente entrare. Bene, questa volta però ne metterò di più. Andremo a mettere un bel laser block in questo modo. Andremo a fare la bellissima magia. Voilà, perfetto. Guardate qui, ora non li posso assolutamente superare. Sapete cosa? Metterò ben due strati, così voglio vedere se riuscirò a superarli. Sono proprio curioso di cosa vuole fare adesso il signor pagliaccetto. E come farei a superare questa gabbia di laser? Metterò della bedrock, così lui non potrà uscire per nessun motivo. Finiamo questa parete e ci siamo. Qui, beh, vado un pochettino più giù. Guardate ora quanto è bello e sicuramente molto, molto, molto più potente. Qui da questa parte voglio effettivamente crearci proprio la zona dell'armatura. Andando a mettere queste fence, teoricamente si dovrebbe attivare. Esattamente, quindi andremo ad incettarci assolutamente la nostra bellissima armatura. E ora è tutto pronto. Ora vi farò vedere come funziona questo meccanismo. Non mi rimane altro che mettere dell'ossidiana anche qui. Ovviamente a tutti i lati, voilà, compreso il soffitto. Lui ora non potrà mai poi mai superare lava e laser e assolutamente questi spuntoni, quindi me ne posso star tranquillo. C'è solo un problema. Perché diavolo? No, mi è scaduta la creative key. Questo è veramente un problema. Non recupero subito l'armatura. Ok, ci sono, sono bello pronto. Cosa diavolo vuoi fare? Ah, sei sicuro di volermi sfidare? Mi sono preparato per questo. Ma come diavolo è possibile? Muori. Devi assolutamente morire. Devo mangiare assolutamente questa armatura. Mi sta facendo un sacco di danno. No, mangia. Marcus, non resisterai a me. Sì, lo dici tu, signor clown. Lo dici tu. Vieni da questa parte. Becca di questa freccia. No, diavolo, mi sta portando. Ehi, ma scusami. Ehi. Mi lasci in pace. Perché diavolo mi stai prendendo? Ora ci penso io a te, maledetto. Vieni. Eccoci arrivati. Scusami, perché siamo al ristorante del sushi? Siediti pure, Marcus. Cosa vuoi? Cosa diavolo vuoi? Perché siamo qui? Beh, nulla. Effettivamente sto facendo pubblicità a questo ristorante e il proprietario mi ha chiesto di portare i più clienti possibili. E così ti ho dato la caccia. Ma sei veramente fuori di testa, tu? Oh, ho capito, me ne devo andare. Non ti avvicinare più a me, ho detto. Ho detto muori. Cioè, ce l'ho fatta a liberarmi di lui. Non ci posso credere. Cioè, tutto ciò era per fare pubblicità a questo ristorante? Ma bastava dirmelo. Oh mio Dio, guarda, non ne posso più. Fammi andare a dormire, che è meglio.